Dunque, visto che il titolo di quest'opera è Estensioni del tempo, io partirei proprio dal tempo, cioè dalle tre scansioni, quelle cosiddette classiche, in cui siamo soliti identificare il tempo, il passato, il presente e il futuro. E ognuna di queste tre scansioni trova nell'opera una sorta di sinonimo, un correlativo, nel quale cerca di identificarsi o comunque attraverso il quale portarsi fuori, esperirsi. Detto questo, ci toccherà, quantomeno parafrasando il titolo dell'opera, di estendere ognuna di queste tre scansioni, il passato verso una sorta di contiguità, una prossimità, io oserei dire una fratellanza col ricordo. Non è un caso che ben cinque delle sezioni che compongono il libro riportano nel titolo la parola memoria. Per quanto riguarda il presente, invece, io proporrei un'estensione verso una sorta di illusione, di conquista, o se preferite verso la perdita. Per quanto riguarda il futuro, invece, parlerei di una inevitabilità, che è quella dell'utopia. Queste tre doppie coppie sono gli elementi principali che andranno a costituire il leitmotiv di questo viaggio, che in un certo senso sembra rivolto a cercare proprio una prossimità con il soggetto a cui si riferisce, cioè il tempo. Però io ho detto sembra, ho usato una proposizione ipotetica, perché anche a lettura ultimata non potremmo essere certi che siano proprio queste le intenzioni dell'autrice, vuoi solo per il fatto che questa sorta di prossimità con il tempo viaggia a braccetto con la sua destabilizzazione. In questa lenta e progressiva dilatazione, in questa estensione, in questa espansione, risiede proprio quel tempo che si ritrova a cercare una sorta di aver luogo, però in un luogo che non c'è più, che non è più, o meglio, che non altro che la sua riconfigurazione estensiva, che le viene dato proprio dall'autrice, o meglio dalla scrittura che l'autrice ha inteso imprimere sulla carta, proprio per far sì che si abbia un'esatta configurazione di una dimensione pluritemporale che non può rispondere alla realtà, che non deve rispondere alla realtà, così come almeno in teoria la letteratura non dovrebbe rispondere alla realtà, perché comunque è una sua trasfigurazione, perché è un po' come un film, no? Cioè c'è un taglio, c'è un'inquadratura, c'è una porzione di spazio, cioè non esiste una totalità. Può esistere un messaggio, la veicolazione di un messaggio, ma è difficile rendere una totalità, quindi ragioniamo comunque per frammenti. In realtà la poesia vive di frammenti, le poesie sono frammenti di un poema mai scritto, le raccolte non esistono, dirò di più. Ognuno di noi vorrebbe scrivere un poema, non essendo in grado di farlo, scrive delle raccolte, scrive delle singole poesie, ma in realtà, alla fine, c'è sempre un'idea globale di fondo che ci permette il lusso di poter scrivere un libro di poesia. Questo tempo ritemporalizzato, questo tempo nuovo, Martina cerca di configurarlo in una maniera un po' particolare, come se lei cercasse di fermare un fotogramma, un istante, e cominciasse a lavorarci dentro, cioè come se lei aprisse una frattura temporale nel tempo e cercasse di dilatarla, di estenderla, ed è lì che va a cadere la sua scrittura.
una scrittura dilatata, per l'appunto, estesa, proprio perché dislocata anche proprio tipograficamente sulla carta, in una maniera che porta a pensarci a una sorta di rarefazione, di rallentazione, di rallentamento. È come se la scrittura riuscisse ad allungare la dimensione temporale di quelle che sono le sue intenzioni. Scusate, non ce la faccio più per l'acqua. Questo procedimento, questo dispositivo formale permette in un certo senso di donare una durata diversa al tempo, non più il solo tempo necessario al compimento di un'azione, ma il tempo